Consiglio regionale ho chiesto chiaramente di salvaguardare appunto per quanto di competenza questo sito che è patrimonio della nostra regione, ma è patrimonio anche a livello nazionale ed internazionale. Il Parco Sommerso della Gaiola è un parco assolutamente unico, tra l'altro riconosciuto appunto come zona protetta di conservazione, quindi dovrebbe essere una priorità collettiva e soprattutto quella delle istituzioni, quindi a tutti i livelli, quella di salvaguardare questo habitat. Quello che è venuto fuori dal progetto che riguarda Bagnoli è che invece la rete fognaria in qualche modo verrà proprio rafforzata anche a Nisida e quindi nel parco della Gaiola. Nei giorni scorsi, purtroppo con il maltempo, è accaduto che ben 6 volte in pochissimi giorni ci siano state delle conseguenze a causa proprio delle acque reflue. Questo per dire cosa? Che anche da un punto di vista non soltanto ambientale ma anche di salute dei cittadini, questa situazione è assolutamente preoccupante. Una mozione è un atto di indirizzo che impegna formalmente il Consiglio, ma lei cosa si augura per la Gaiola? Quali iniziative concrete si possono prendere? Allora, intanto che vengano rafforzati altri scarichi che chiaramente non confluiscono nel parco marino della Gaiola, ma piuttosto che vadano per esempio verso un altro versante che ha già un impianto molto moderno, tra l'altro anche finanziato dalla regione, che quindi può essere sicuramente ottimizzato. E quindi mi auguro davvero che si possano mettere in campo delle azioni correttive di un progetto che assolutamente in questi termini non è sostenibile.